di quelli che sono stati gli interventi, grazie all'architetto. Dopo 8 mesi di lavori è il primo spazio della cultura che viene recuperato all'interno della strategia Pesaro 2024, polo di riferimento nazionale per il contemporaneo e centro di produzione culturale aperto a linguaggi espressivi diversi. Ora il centro arti visive Pescheria, che torna fruibile tutto l'anno, è diventato una destinazione iconica per la fruizione digitale della creatività contemporanea, luogo per l'arte del nostro tempo. L'inaugurazione degli spazi rinnovati è avvenuta sabato scorso a seguito della conferenza stampa di presentazione del progetto, alla quale erano presenti il sindaco Ricci, gli assessori Vimini e Pozzi, il direttore generale di Pesaro 2024 Silvano Straccini e l'architetto Gabriele Corbo. Le richieste erano di dotare Pescheria di un impianto di climatizzazione che ne aumentasse le capacità di apertura durante l'anno. Da qui si è deciso di partire con un rinnovamento generale degli impianti. La capriata del loggiato, della parte principale che aveva avuto nel corso degli anni già tantissimi impianti, ma sempre in un discorso di sovrapposizione, si è deciso di ripulirla completamente, eliminare anche le vecchie strutture antipiccioni di una volta. E adesso si presenta con tutta questa nuova illuminazione, specificatamente per scopi museali e quindi ad alte prestazioni, e appunto questo impianto nascosto da questa particolare parete completamente autoportante rispetto alla struttura di Pescheria, della parete storica, che non solo è così fatta proprio perché questo è uno scheletro di qualcosa che può avvenere. Qualsiasi artista, qualsiasi allestitore qui potrà liberare la sua fantasia e creare, utilizzare direttamente lei, nasconderla e anche aprirla. Infatti questa pannellatura ha 6 grandi ante che muovendosi su cardini e ruote si aprono nello spazio e danno possibilità all'allestitore o a chi, insomma, chi sarà, di immaginare lo spazio che sia completamente aperto o suddiviso in varie stanze. Invece nella Chiesa del Suffragio si è intervenuti con la doppia volontà di lasciare intatta la geometria e ottenere la massima adattabilità a esigenze museali. Ora è uno spazio immersivo grazie alla presenza di 4 videoproiettori per la proiezione a 360 gradi. L'intervento complessivo di valorizzazione è costato 1 milione di euro tra fondi ministeriali, comunali e il cofinanziamento della Fondazione Pescheria. È molto più facile fare grandi produzioni, molto più facile farne anche un uso diciamo alternativo e vario, ma anche e soprattutto molto più accogliente per momenti di incontro come quelli di oggi. In chiave Capitale 24 e sarà un punto di partenza per chi verrà a Pesaro anche per la prima volta, tant'è che nella Chiesa del Suffragio e anche nelle altre pareti verranno proiettati dei video introduttivi non solo della città di Pesaro, ma anche dei contenuti e dei temi legati alla natura e alla cultura che potranno trovare in tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino. Dopo la Pescheria, prossima tappa di restituzione alla città sarà quella della Sala della Repubblica del Teatro Rossini.